Un saluto ai nostri telespettatori. 24esimo appuntamento con Chiacchiere da Basket, il rotocalco settimanale di informazione cestistica di Pianeta Basket TV. Un saluto in particolare, come sempre, da Paolo Marfi ed Andrea Buonasera a Esposito. tutti. Allora, Andrea, sarà una puntata credo particolare questa qui, perché potremmo anche parlare di avvenimenti che poi magari tra qualche giorno saranno fermati per questa emergenza che ha colpito l'Italia da qualche giorno del fantomatico coronavirus COVID-19, come molti lo chiamano. E quindi gli avvenimenti sportivi di cui parleremo probabilmente per il futuro potrebbero essere anche inficiati da questa situazione che stiamo vivendo ormai ora per ora nel nostro territorio. Proveremo a parlare di basket, proveremo a parlare di classifiche, di incontri e di quant'altro, però perdonateci, insomma, il tutto potrebbe anche essere preso col beneficio dell'inventario perché di ora in ora la situazione potrebbe È in continua cambiare per quanto evoluzione. riguarda il nostro paese, quindi essere annullate molte partite, essere posticipate, essere giocate a porte chiuse, come sta capitando, tra l'altro, anche capiterà probabilmente nel calcio, dato che ormai sono coinvolte almeno 5 regioni italiane, di conseguenza vedremo insomma che cosa succederà in questa settimana. Continuate a seguirci, magari seguite approfonditamente anche le nostre pagine su Facebook e il profilo Instagram che cura Andrea per ulteriori aggiornamenti Assolutamente che sì. potrebbero maturare nelle prossime ore ed essere ormai già di attualità rispetto a quanto diciamo in questa registrazione, in questa 24esima puntata di Chiacchiere da Basket. Allora, breve preambolo dedicato alla nazionale italiana, credo, Andrea. Nazionale italiana molto giovane, sperimentale, che però ha giocato due buone partite, ha vinto contro la Russia e contro l'Estonia, è già qualificata per la fase finale degli europei del 2021 perché l'Italia sarà tra i quattro paesi ospitanti almeno della prima fase, avrà un girone dei campionati europei del 2021 in quel di Milano. Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, sono Insomma. state due partite diverse, quella con la Russia al Palabarbuto, la nazionale è tornata a Napoli dopo 51 anni. E inoltre vi invito a vedere anche sul nostro spazio di YouTube un video che abbiamo girato proprio con interviste e dichiarazioni esclusive nel periodo in cui la nazionale era in visita al playground dedicato a Kobe Bryant Esatto. a Monte Donzelli. E proprio in quella partita con la Russia è stata una partita molto vivace, in quanto gli azzurri frizzanti, forse anche più atleticamente pronti dei russi, un po' attempati, tra No, ma poi virgolette. diciamo che entrambe le formazioni erano prive Ah, questo largamente sì, dei questo sì. giocatori migliori, per esempio la Russia, ma questo non per assolutamente minimizzare la bella vittoria dell'Italia, aveva quattro giocatori importanti impegnati in Eurolega proprio Beh, contro sì. Milano, del Non è che che l'Italia era nel pieno delle proprie forze. esatto, sì. Però Comunque, una bella nazionale giovane, una frizzante. vittoria di 19 punti con la Russia è sempre una bella Assolutamente. dose di Poi adrenalina. abbiamo replicato in Estonia, dove non è Sì, sempre e questa facile. partita è stata una partita diversa perché il primo vantaggio azzurro è arrivato abbondantemente a partita iniziata al 31esimo minuto. Questo ha indicato una partita fatta in rincorsa e portata a casa brillantemente. Oltretutto Estonia che deve qualificarsi e ha Sì, bisogno di qualificarsi col per la fase. coltello tra i Quindi. denti. E poi Estonia, tra l'altro, piena anche di giocatori che giocano in Italia, Sì, Vojvoda. Sì, e tanti assolutamente altri, sì. insomma. Quindi un'Estonia che conosce molto bene il basket italiano perché almeno credo quattro giocatori Sì. della rappresentativa estone giocano in Italia o comunque hanno giocato in Italia. E di conseguenza. In entrambe le parentesi, ottime le prestazioni di Pippo Ricci e di Vitali, forse gli unici due attualmente a disposizione che potranno dire la loro anche nei Sì. prossimi impegni, perché si stanno confermando essere due giocatori di altissimo livello e entrambi con le proprie compagini, Sassari e la Sì. Virtus, stanno dicendo la loro anche in ambito Sì, internazionale. il prossimo impegno dell'Italia è il torneo preolimpico che Sì, a giocheremo in Serbia, perché per le qualificazioni agli Belgrado. europei, ripeto, dove l'Italia è già qualificata, quindi qualificazioni europee per gli altri, praticamente Sì. l'Italia fa soltanto da sparring partner, da ottimo sparring partner che sta vincendo e sta dando molta visibilità a questi giocatori. Se ne parlerà a Sì, novembre. nella prossima parentesi a novembre dove si affronterà la Macedonia e il ritorno con la Russia. Assolutamente, quindi insomma per l'Italia parentesi simpatica, bellina, carina, abbiamo scoperto anche qualche giovane giocatore che ha già probabilmente i numeri per poter giocare a certi livelli e questo ci fa molto.
molto piacere. Sacchetti, come sempre, si conferma uno dei migliori coach italiani, di grande lungimiranza e di Anche di grande... grande coraggio, perché non è Esatto. da tutti convocare un 2000 come Bortolani o un 2003 come Assolutamente. Quindi Spagnolo. complimenti a Meo Sacchetti, complimenti alla nazionale italiana sperimentale, ripeto. E adesso entriamo invece nel pieno del basket italiano, Serie A che ha riposato per il doppio impegno Coppa Italia nazionale. Adesso dovrebbe ritornare questo fine settimana Il il campionato condizionale è italiano, d'obbligo. però il condizionale è d'obbligo perché ci sono, come avrete ascoltato anche qualche minuto fa, lo abbiamo ribadito, cinque regioni per adesso in Italia che hanno grossi problemi. Di carattere così vario, soprattutto in queste cinque regioni al momento in cui noi registriamo, le manifestazioni sportive sono sospese e potrebbero essere sospese per tutto il fine Sì. settimana. Ad Quindi, oggi la certezza è la data del 1 marzo, però è una esatto, data indicativa. esattamente che sarà forse soggetta a Allora, vi diciamo prolungamento. quello che dovrebbe succedere, poi se succederà o meno non sta nella nostra Assolutamente. assolutamente possibilità. Decidono logicamente coloro che ci governano, in base logicamente alle attenzioni che vengono di ora in ora poi moltiplicate per questa purtroppo brutta faccenda che riguarda il coronavirus o Covid-19, come vogliamo chiamarlo. Allora, si dovrebbe recuperare giovedì sera Varese Virtus Bologna del precedente turno di campionato. Si dovrebbe perché in questo momento, appunto, in Lombardia c'è il divieto per le manifestazioni sportive, quindi non sappiamo che cosa succederà, che cosa deciderà la federazione nei prossimi 3 giorni, 2 giorni e se questa partita verrà giocata a porte chiuse, verrà posticipata. Non sappiamo al momento quali misure saranno prese, vi diciamo che da calendario dovrebbe essere recuperata Varese Virtus Bologna giovedì sera. Sì. Poi si torna in campo tra sabato e domenica con il turno di campionato che dovrebbe essere giocato e con le partite Sassari-Cantù, Milano-Roma, Pistoia-Fortitudo-Bologna, Treviso-Trento, Brindisi-Varese, Cremona-Venezia, Reggio Emilia-Pesaro e Virtus Bologna-Brescia. Vedo che almeno dalle disposizioni attuali, almeno 5 partite non Sì, dovrebbero essere disputate, sì. dovrebbero essere disputate a porte Al chiuse. momento della registrazione le notizie più fresche Sì. parlano di un rinvio della giornata e di un'ipotesi a fine calendario per quanto riguarda la Serie A di recuperare 4 turni spalmati in solo 9 giorni. Quindi con Questo per parecchi turni permettere, presenti. esattamente, per permettere il regolare svolgimento di tutte le finestre estive delle varie nazionali. E questo si potrebbe allargare anche ad altri sport come il calcio, perché a giugno ci saranno gli europei. Quindi Anche le se per il ultime. calcio è stata fortemente paventata l'ipotesi di giocare a porte A chiuse. porte chiuse. Adesso, Vedremo. nel momento in cui registriamo, le ultime notizie parlano di un rinvio in toto di questa giornata che poi verrà recuperata una volta finito il calendario per quanto riguarda la stagione regolare. Vedremo insomma quale sarà. Comunque le partite sono queste, si dovrebbe giocare in questo modo, secondo questo calendario. Adesso vedremo quali saranno le decisioni prese nel fine settimana. Indubbiamente al momento soltanto Sassari Cantù e probabilmente Pistoia Fortitudo Bologna andrebbero giocate, le altre andrebbero tutte quante rinviate, almeno dal calendario che si evince per il prossimo turno del campionato di Serie A. Quindi possiamo anche fare delle valutazioni di carattere relativo su quello che succederà. Perché in questo momento non sappiamo se queste partite andranno giocate, si faranno, si terranno, si giocheranno. Insomma, per la Virtus Bologna sarebbero 2 impegni nel giro di 3 giorni per la capolista del campionato, Sassari che seconda giocherebbe in casa contro Cantù, bel match che ricorda partite di altri tempi tra Milano e Roma, per la bassa classifica Pistoia Fortitudo Bologna è molto importante. Un'altra bella partita sarebbe quella tra Cremona e Venezia, però ripeto, al momento, come ci diceva giustamente anche Andrea, tutto questo è Nel limbo. nell'ipotesi in questo momento, perché potrebbero anche cambiare le cose. Credo che lo sport italiano non si possa fermare per più di una settimana, quindi poi se si decide di rinviare questo turno, non credo che si possa fare altrettanto la Per quelle a prossima venire. settimana. A questo punto poi bisognerebbe prendere delle decisioni radicali, come farà il calcio, probabilmente fare giocare le partite a porte chiuse. Vedremo che cosa succederà. Certo, indubbiamente, il coronavirus o Covid-19, come vogliamo, definirlo, sta creando problemi seri all'Italia e anche nel mondo dello sport.
Assolutamente. Probabilmente un pizzichino di attenzione qualche giorno prima o qualche mese prima non avrebbe, secondo la mia personale opinione, Guastato. comportato tutto ciò, anche se devo dire sempre molto onestamente e in maniera molto sincera, mi sembra che l'allarmismo sia molte volte anche eccessivo, però questa è la mia opinione. Vedremo che cosa succederà. Non spetta a noi naturalmente decidere che cosa fare, non spetta a noi decidere su che cosa fare. Andiamo con l'Eurolega, anche qui c'è un problema, però Milano dovrebbe Il giocare problema di davanti. Milano è un problema sul campo, più che un Esatto. problema extracampo, perché Milano non vince più in Eurolega, reduce da 3 KO consecutivi. Settimana scorsa è riuscita nell'impresa di far suonare alla vittoria il Chimki in trasferta, cosa che non succedeva da 8 turni, e quindi il problema di Milano inizia a essere un problema serio. Il prossimo turno si giocherà il giovedì contro lo Žalgiris in trasferta. E non ci dovrebbero essere problemi in tal senso, almeno fino a prova contraria in settimana. Quindi il prossimo impegno dovrebbe essere con lo Zalgiris. Sì, sarà una partita dalla vitale importanza per la situazione playoff per quanto riguarda l'Eurolega milanese. Assolutamente, quindi bocca al lupo a Milano, certo bisogna riprendersi. Qualcuno addirittura aveva paventato dimissioni di Messina e per l'ennesima volta Questa cambiamento è una radicale. situazione tutta italiana, perché il progetto di Messina è iniziato questo luglio, un progetto che oltre ad incarichi sul campo prevede per il coach ex CSKA, ex San Antonio Spurs, anche obblighi e pesi per quanto riguarda la situazione extracampo con la presidenza della società, quindi è diciamo abbastanza un'utopia vedere un progetto così importante arenarsi dopo solo pochi mesi. Tutto naturalmente è poi da sintetizzarsi con la necessità di Milano di vincere il più partite possibile adesso fino al termine della stagione regolare dell'Eurolega, perché poi altrimenti per l'ennesimo anno si rischia di non entrare tra le prime otto, e credo insomma che l'obiettivo di inizio stagione sia stato questo, oltre naturalmente che centrare la vittoria in Senza campionato. dimenticare le varie vicissitudini e le varie problematiche fisiche, perché sembra quasi una barzelletta vedere un Gudaitis che l'anno scorso era forse il giocatore il lungo più importante e più di alto rendimento dell'Eurolega, subire due infortuni molto seri e il suo sostituto Tarceschi tornare ad alti livelli e non avere mai la possibilità di avere due lunghi dominanti nel pieno della propria forma per Milano inizia ad essere anche abbastanza grave. La situazione Assolutamente. poi Moraschini che in evoluzione ha subito un lutto qualche giorno fa, tutta la società si è stretta attorno a lui, dovrebbe recuperare a breve e quindi la situazione anche milanese dell'infermeria milanese inizia ad essere anche un problema serio. Assolutamente. Scendiamo ancora di un gradino rispetto al campionato di Serie A, non rispetto all'Eurolega, andiamo in Serie A2. Anche qui preambolo, tutto quello che potremmo dire e potremmo anticiparvi potrebbe essere messo in gioco dalla situazione coronavirus, perché come nel campionato di Serie A, anche nel campionato di Serie A2, molte squadre risiedono, molte società sono delle cinque regioni che al momento hanno problemi, con il Sanitari. coronavirus, problemi appunto di emergenza sanitaria, quindi molte partite potrebbero essere rinviate, così come è capitato anche In nel questo weekend. turno numero 25, penultimo della stagione regolare, che si è appena giocato, sono state rinviate quattro partite, di conseguenza potrebbero essere rinviate altrettante anche nel prossimo turno di campionato, potrebbero esserci delle modifiche, potrebbe essere fermato anche il campionato. Non sappiamo, amici telespettatori, al momento sinceramente che cosa possa succedere. Viviamo come voi di ogni in ora in ora, di ogni sviluppo, di ogni eventuale nuova situazione, di conseguenza questa puntata, l'ho ribadito già all'inizio della nostra trasmissione, è veramente indicativa, Sì. ma non è assolutamente certa nelle sue, insomma, Finora ispirazioni. l'unica situazione certa per quanto riguarda le realtà campane impegnate in A2 è il rinvio della partita di Scafati Esatto. che doveva essere Martedì recuperata sera. esattamente martedì contro Biella e finora questa è stata l'unica partita rinviata Per le con squadre campane. certezza per le squadre campane. Non è possibile fare neanche una determinazione delle classifiche, che sono state rinviate in molte partite. Possiamo andare così un po' a lume di naso. Sì, Appunto, con Scafati, alcuni asterischi quella. esatto. Scafati, che aveva inserito Angelo Warner, lo ricordiamo, che è reduce dalla sua esperienza breve, tra l'altro, in quel di Brescia. Scafati che dovrebbe recuperare anche Portannesi. Adesso, per la Serie A2 c'è un altro problema. Allora, c'è l'ultima. Problema non da poco. Esatto, bravo.
Allora, cioè, domenica prossimo, sabato prossimo, per chi dovesse giocare in anticipo, è l'ultimo turno della stagione regolare. Poi c'è la pausa per la Coppa Italia e dopo c'è la fase a orologio che va in base alla classifica della Della stagione. stagione regolare. Quindi tutte le partite dovrebbero, per quanto riguarda la Serie A2, che rispetto alla Serie A questo problema aggiuntivo, essere giocate per il 1º marzo. Esattamente. Almeno Altrimenti. terminare la stagione regolare di tutte. Altrimenti, dopo la Coppa Italia, che tra l'altro si gioca a Ravenna, attenzione, in Emilia-Romagna, e si potrebbe anche dire, miei cari signori, non è possibile giocare lì, quindi spostare addirittura anche la sede della Coppa Italia. Per la Serie A2 ci sono una serie di problemi Concatenati. concatenati, perché poi bisogna concludere la stagione regolare prima, Dell'inizio della fase orologio. esatto, quindi determinare le classifiche, perché ricordo, nella fase orologio ogni squadra giocherà le 3 partite casalinghe con le squadre peggio classificate dell'altro girone e le 3 partite fuori casa con le squadre meglio classificate dell'altro girone. Quindi ci devono essere delle certezze di classifica che Assolutamente. al momento non ci sono, già E non ci per, potranno essere. esatto, già per 4-5 rinvii che sono stati maturati Sì, adesso soprattutto nel girone est con molti, molti rinvii. che potrebbero assommarsi ad altri rinvii. Di conseguenza, come ci si regolerà? Bella domanda. Vabbè, vi aggiorneremo logicamente, o io o Andrea faremo dei servizi specifici nei Sì, quali assolutamente sì. magari Andrea prendiamo questo impegno con i nostri Assolutamente sì. telespettatori durante la settimana, insomma, vi aggiorneremo sulla situazione e sugli eventuali sviluppi. Credo che la Serie A2 abbia parecchi problemi da risolvere. Logistici. Comunque, per quanto riguarda i risultati, insomma, Napoli dopo 4 vittorie consecutive si è arenata ad Agrigento, ha perso 83 a 68. Buona la prova della Alessandri, buona la prova di Iannuzzi. Il duo statunitense Gerald Roderick è sembrato Un po' un po' balbettato. balbettato, opaco. Pare che Roderick lo stesse molto bene, lo ha dichiarato Sacripanti nel post partita. Pare che non stesse molto bene neanche Mastellari, però 17 palle perse, una scarsa percentuale da 3 e ai tiri liberi hanno un po' determinato poi anche la Il KO. sconfitta di Napoli con Agrigento, che si conferma una delle migliori squadre, si conferma alle spalle delle primissime, la squadra di Cagnardi, quindi per Napoli una battuta d'arresto che però non deve fare assolutamente preoccupare, perché Napoli tra l'ultima giornata della stagione regolare e le 6 partite a disposizione della fase orologio può sicuramente rientrare tranquillamente nella zona playoff e credo essere la mina vagante Assolutamente sì. nei playoff del campionato di Serie A2. Nonostante la sconfitta, Napoli comunque rientra nella zona playoff e Ottavo posto. ottava con Tortona a pari punti, ma una posizione indietro in virtù del 2-0 negli scontri diretti. Esatto. Settimana prossima arriva fuori gruppo l'Eurobasket Roma che proprio in queste Domenica ore, prossima. sì, proprio in queste ore ha ufficializzato la rescissione consensuale con coach Ha Maffezzoli. fuori squadra per motivi disciplinari Taylor, che non Quindi ha giocato diciamo. l'ultima partita a Esatto, Capodorlando. Deve esattamente. recuperare giovedì sera una partita Con all'Eurobasket Treviglio. con Treviglio, che non sappiamo se sarà disputata, perché c'è anche il problema che si potrebbe vietare alle squadre Le nelle zone. trasferte delle squadre Nelle che zone. rientrano dalle regioni. Esatto. Diciamo che la situazione è molto in divenire. Quindi l'Eurobasket vive di per sé un momento difficile. Non sappiamo se recupererà la partita con Treviglio. Ha il fiato addosso di Capodorlando, che l'ha battuta nel confronto diretto. Sì, e Quindi l'ha agguantata a 14 la situazione è punti. molto difficile per la formazione romana, che ripeto, ha Taylor in questo momento fuori per motivi disciplinari. Adesso non sappiamo se verrà reintegrato questa settimana. Attenzione però, insomma, a Weidman, comunque fattori, amici ed Sì. altri giocatori che possono comunque costituire sempre un Diciamo con ostacolo. coach Maffezzoli la squadra aveva avuto un progredire tecnico anche di risultati importanti. Sì. Questa rescissione si mormora per delle vicissitudini scomode avvenute nell'immediato post partita con Capodorlando, acquietate un po', messe un po' in stand-by dalla parentesi nazionale. Ricordiamo Maffezzoli è È un uno degli assistenti di assistente Sacchetti. di coach Sacchetti. E poi appena archiviata la pausa nazionale si è ritrovati in casa questa gatta da pelare che poi ha portato alla rescissione consensuale. Assolutamente, insomma, vedremo. Il momento di Napoli comunque rimane positivo. C'è da concentrarsi adesso in quest'ultima partita della stagione regolare e poi nella fase orologio, dove Napoli credo per rimanere in zone importanti dei playoff deve vincere almeno 4 delle 6 Sì, potrebbe partite della fase orologio. scalare anche qualche posizione anche per evitare un incrocio abbastanza complicato. Al momento ricordiamolo che i playoff sono playoff incrociati. Le Esatto. due griglie si affronteranno, le squadre di est andranno contro le squadre di ovest. Quindi diciamo
è una situazione da tenere d'occhio, e al momento Napoli andrebbe con Ravenna nell'accoppiamento, prima Vabbè, ottava. comunque ci sono ancora tante giornate, sono ancora queste fasi, le giornate della fase orologio, vedremo insomma cosa succederà. Indubbiamente è un momento poi ingarbugliato, ripeto, perché ci potrebbero essere anche rinvii, posticipi, che potrebbero in un certo senso, credo, anche un po' falsare il campionato, perché poi quando c'è un rinvio la squadra può cominciare a fare dei calcoli, vedendo gli risultati precedenti, vedendo quanto è successo. Quindi attenzione, perché la situazione è molto magmatica in questo momento in Serie A2, così come in Serie A1. Quindi non saprei, non riesco ad esprimermi. Vi dico che per quanto riguarda Scafati c'è il recupero con Biella da completare, e poi c'è la partita interna con Latina domenica prossima. Latina che ha Gains adesso, ex Sì. Latina Tortona, ha giocatori importanti come Musso, insomma, che reduce Ancelotti. dalla sconfitta casalinga con Tortona, Esatto, ricordiamolo. netta tra l'altro la formazione di Gramenzi. Quindi per Scafati due partite al termine della stagione regolare. Credo che la partita con Latina si giocherà, credo. Quella con Biella invece non so quando possa essere recuperata. Ipotizzo l'altro mercoledì, ma la butto lì. Non so che cosa succederà, vedremo, insomma, saremo in contatto con le rispettive società, con le società della Serie A2, e vi aggiorneremo naturalmente con i nostri servizi all'interno del nostro canale, insomma. Per quanto riguarda l'altro girone, invece, dovrebbe giocarsi il recupero tra Caserta e Ferrara, almeno al momento in cui registriamo, siamo a poco più di 24 ore dallo stesso evento, non credo che ci sia il rinvio della partita. Caserta che è nella zona bassa della classifica, deve fare punti. Il club Ferrara è un brutto, bruttissimo Cliente, cliente. Wiggs, Campbell, soprattutto se Caserta non Baldassarre. riesce a recuperare Marco Giuri. Esatto. Questa è un po' la condizio sine qua non di questo impegno, perché una Caserta con un Giuri abile e arruolabile è una squadra, una Caserta priva del proprio capitano e leader è tutt'altra realtà. Assolutamente, quindi Caserta ha questo doppio impegno, il recupero, o meglio il posticipo con la Club Ferrara, e poi domenica prossima dovrebbe andare a giocare a Milano, credo che a questo punto Partita questa partita è fortemente iniziata per un esatto, è rinvio. per un rinvio, quindi però poi come abbiamo prima ragionato, l'invio poi non credo che debba essere molto procrastinato, perché poi c'è la No, Coppa Italia, c'è la fase orologio, insomma, una bella gatta da pelare sì, per quanto si riguarda. paventava per le squadre non impegnate nella parentesi di Coppa Italia eventuali recuperi in quei Ho giorni in capito, cui le quindi o prima o squadre, dopo la Coppa Italia. esattamente, a cavallo dell'impegno tra le Ricordiamo squadre che la di Coppa Italia A2. dovrebbe esserci il 6, 7, 8 marzo in quel di Ravenna, Sì. vero? Quindi vedremo, insomma, credo che né l'Urania Milano e né Caserta sono impegnate nella Coppa Italia, Esattamente. quindi potrebbero decidere di posticipare e recuperare il loro impegno o prima o dopo la Coppa Italia, Queste sono vedremo. ancora delle ipotesi, non c'è ancora No, nessuna. ripeto, facciamo ancora un cappello e chiedo scusa se lo ripetiamo. Questa è una trasmissione che andiamo a registrare in un momento in cui non sappiamo anche domani cosa può Esattamente. succedere allo sport italiano. Quindi andiamo un po' a lume di naso, andiamo un po' Con i piedi di piombo, esatto, a darvi insomma. delle notizie. Insomma, comunque, allora, Scafati deve recuperare la partita con Biella e deve giocare con Latina domenica prossima alle 18 a Palamangano. Napoli dovrebbe giocare domenica prossima alle 18 con l'Eurobasket Roma al Palabarbuto. Caserta deve recuperare l'incontro con il club Ferrara e poi giocare in quel di Milano l'ultima partita della stagione regolare, presumibilmente, ma non assolutamente sicuramente, domenica prossima. Esattamente. Domenica prossima, quindi questa è la situazione. Scendiamo in Serie B. Allora, Serie B qui si è giocato fortunatamente su tutti i campi, anche perché il girone che riguarda le squadre campane è un girone meridionale che comprende il Lazio, la Puglia e la Campania. Per i risultati non è andata bene, caro Andrea Pozzoli. Ho visto la partita sabato, sesta sconfitta consecutiva per la Virtus Pozzoli, che credo stia dando definitivamente l'addio alla zona playoff. Anche Bisceglie è passato al Palerico, c'è stato l'esordio di Amar Sì. Balic, giocatore playmaker che veniva dal girone C, però aveva già giocato nel girone D l'anno Qualche scorso tempo col fa. Costa d'Orlando, Esatto. e che ha sostituito Savoldelli, che poi si è visto
ridurre la squalifica mercoledì scorso dal giudice, Esattamente, dalla Corte dai d'Appello 3 mesi si è a passati 35 giorni. a poco più di un mese, esatto, quindi uno sconto bello Quindi credo che importante. Savoldelli dovrebbe rientrare domenica 17 marzo. Esattamente. Anche a Coach Gentile è stata ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate. Ho incontrato Coach Gentile che mi ha detto quindi sarò in panchina regolarmente nella trasferta di Scauri di domenica prossima. Esatto. Pozzoli ha tirato male come sempre, spesso le accade purtroppo, ha giocato buoni 2 quarti, poi ha incominciato nel terzo quarto a Un fare po' a fatica. sparigliare. Bisceglie con Marco Rossi, che è un giocatore molto esperto del campionato, ha vinto la partita, insomma, Dri Dip, insomma, Bisceglie è una squadra. Una squadra che si conferma nell'elite del girone D. Dispiace per Pozzoli che non riesce a trovare la quadratura del cerchio, 6 sconfitte sono pesanti, Sì. sono un fardello Anche se pesante. comunque c'è da dire che di queste 6 sconfitte, almeno un paio sono maturate dopo ottime prestazioni. Non si Assolutamente. può dire forse lo stesso per questa partita con Bisceglie, però diciamo che non è proprio una situazione così tanto No, tragica assolutamente. come il periodo Peccato, possa però farvela peccato perché pensare. questa squadra poteva centrare la zona playoff, ne Eh sì. aveva le armi, la società ha fatto un ulteriore sforzo, la società di Patron Palumbo ha preso Balic, che è un buon giocatore, anche se deve ancora essere inserito Ah nei sì, meccanismi dei questo è certo. gialloblu, è arrivato la scorsa settimana, ha fatto un paio di allenamenti con la squadra, 2 o 3 allenamenti con la Beh, forse squadra. Pozzoli ha un po' pagato i numerosi up and down di questa stagione. Esatto. Periodi molto ricchi di vittorie, ad altri con delle prestazioni molto opache. Assolutamente. Dei filotti di sconfitte alternati a 5-6 partite vinte di fila, e la continuità diciamo che è stata ben lontana dall'essere raggiunta quest'anno. Assolutamente, caro Andrea, sono perfettamente d'accordo. Passiamo invece all'alta classifica, c'è la Virtus Reggi Salerno che insegue la capolista palestina, ha vinto ancora la formazione di Parrillo che da 2 settimane sulla panchina Sì. salernitana ha sostituito l'esonerato Benedetto, era il suo vice coach, diciamo che. Ora è l'head coach della formazione salernitana che ha vinto largamente a Valmontone, dove non è facilissimo vincere 85 a 73. Tortù 22 punti, molto bene anche Diomede Leggio, ma sappiamo insomma Salerno va come un treno in corsa, una squadra Sì. solida che insegue quindi la capolista Palestrina che continua a Ininterrottamente ormai. vincere. Quindi complimenti a Salerno, insomma bella realtà di questo campionato. Poi passiamo al derby che si Il è sesto giocato. derby stagionale dell'ultimo per la Esatto. parterre pesantantimo che se lo aggiudica battendo Largamente. Avellino 96 a 72. Partita che praticamente non è mai esistita con Sant'Antimo che ha dominato, De Gennaro, coach di Avellino, era parecchio arrabbiato al termine della partita, perché diciamo onestamente lui si aspettava un qualcosa in più, Avellino si era anche rinforzata con l'arrivo di Marchetti, Stanzani e Dilas, ha giocato molto male, percentuali molto basse, molte palle perse, insomma, contro la partenope Sant'Antimo che invece grazie al trio Delle meraviglie. delle meraviglie che è composto da Carnovali, da Smorra in questo caso e da Beh, anche il 19 Matrone, di Sergio esatto, i terrei in 20 di considerazione. Sergio, quindi 4 uomini in doppia cifra per Sant'Antimo, Matrone si è confermato grande, grandissimo protagonista sotto le plance, si è confermato un lusso per il campionato di Sì. Serie B, quindi complimenti a Coach Patrizio mio. Grande amico per questa bella vittoria che riproietta in piena zona playoff la formazione Sant'Antimese. Tanta delusione invece per Sì. Sì, Avellino che deve guardarsi anche veramente perché dietro alle la spalle. Virtus Cassino ha messo il Continuamente. turbo Esatto, e con quindi Fantozzi. esattamente ha creato un cuscinetto di 4 punti appunto tra i Virtusini e la Scandone e questo è un problema per i Assolutamente. lupi irpini. Assolutamente, assolutamente. Speriamo insomma che la Scandone riesca a uscire da questo difficile momento. Tutto saprai benissimo della voce che si è diffusa nelle scorse settimane su una probabile acquisizione del titolo di Montegranaro da parte di una nuova cordata avellinese che potrebbe riportare la 2 Avellino l'anno prossimo. Il sindaco di Avellino, tra l'altro, ha dichiarato che però la squadra storica di Avellino rimane la Scandone e si farà di tutto per salvare la Sì, Scandone. Quindi vedremo diciamo insomma. anche per quanto riguarda l'altro lato della notizia, diciamo nella zona di Montegranaro si sono in corso queste voci un po' da parecchi mesi a questa parte e questa pare essere una delle più fondate, però sono Vedremo. tutte situazioni da Vabbè, prendere con le che pinze. Avellino sia una piazza che ambisce sicuramente a campionati di rilievo, questo è lapalissiano ed è indubbio.
Vedremo insomma se questa cordata con l'esperto Menotti Sanfilippo come Deus ex machina porterà nuovamente il basket che conta ad Avellino, se si riuscirà a salvare la Scandone, come naturalmente noi auspichiamo, anche perché la Scandone ha un nome, ha Sì, una una storia. tradizione nel basket non solo Avellino, ma nel basket a livello nazionale. Vedremo insomma. Nel prossimo turno credo che qui si giocherà Sì, Andrea, a meno che almeno qui. insomma non ci siano veti in Campania, in Puglia e anche nell'altra regione che partecipa, il Lazio, a meno che insomma non ci siano veti, si dovrebbe giocare regolarmente sabato e domenica. Sabato Salerno va a giocare con la Luis Roma, attenzione, squadra pericolosa, Bonaccorso Sì. e compagni sono temibili, fra le mura amiche campo piccolo, quindi Caldo. trappola insomma. Mentre invece domenica Avellino gioca ancora in casa a Pala del Mavo e credo che questa sia una delle ultime spiagge per Avellino che affronta Nardò, un'altra squadra di alta classifica, però Avellino non ha alternative, deve vincere. La partita di Sant'Antimo torna al Palapuco, ospite la Formia, con l'obiettivo sicuramente di disputare un'altra bella partita e di rinsaldarsi in zona playoff. Per Pozzuoli l'obbligo di vincere contro il fanalino di coda Scauri e giocare domenica al Palaborelli con l'unico obiettivo di portare a casa i 2 punti e Esatto. tirarsi fuori da questa serie di sconfitte veramente troppo lunga. 6 sconfitte sono veramente tante. Assolutamente sono d'accordo con te. Assolutamente. Quindi vedremo insomma che cosa succede in questo turno numero 24 del campionato di Serie B e in particolare del girone D. Vi do qualche breve notizia sulla C Gold. Si è giocata la 17ª giornata. Il Forio d'Ischia rimane in testa alla classifica con 28 punti e con 4 di distacco rispetto alla New Basket Agropoli e all'Angri che hanno 24 punti. Poi ci sono Bellizia e Salerno a 20. Un campionato sempre molto interessante quello di C Gold. Nel prossimo turno vi segnalo il big match New Basket Agropoli Forio d'Ischia, che è un match che vede due delle contendenti per la vittoria finale essere squadre notevolmente importanti e che possono fare molto bene. Poi vi segnalo anche Maddaloni Angri e Giuliano Salerno, che è un'altra bella partita. Direi che quindi, amici telespettatori, anche il campionato di Serie C Gold, Campano, Calabrese e Molisano in quest'annata riserva delle belle sorprese e lo seguiremo sempre con tantissima attenzione. Credo che sia tutto per quanto riguarda questa puntata. Io mi limito solamente a ricordarvi che cosa dovrebbe succedere. Per quanto riguarda la Serie A, recupero tra Varese e Virtus Bologna giovedì sera, poi il turno di campionato tra sabato e domenica riprende il campionato di Serie A. Vedremo insomma se sarà reale questa prospettiva di farlo riprendere. Sassari Cantù, Milano Roma, Pistoia Fortitudo Bologna, Treviso Trento, Brindisi Varese, Cremona Venezia, Reggio Emilia Pesaro e Virtus Bologna Brescia. Ricordo anche l'impegno in Eurolega di Milano in quel di Kaunas contro lo Žalgiris. Vi ricordo per quanto riguarda la Serie A2 il recupero di Caserta al Palamaggiò contro il club Ferrara martedì sera e poi gli impegni di campionato nel prossimo turno per quanto riguarda la 2 Ovest e la 2 Est Sì. delle squadre campane. Napoli dovrebbe giocare al Palabarbuto alle ore 18 con l'Eurobasket Roma. Scafati sempre alle ore 18 domenica riceverà Latina. E poi speriamo di conoscere anche il recupero contro, la data del recupero contro Biella. Caserta, dopo il recupero col Club Ferrara, dovrebbe giocare contro l'Urania Milano domenica prossima alle ore 18 al Palalido. Vedremo insomma cosa succederà. Poi per quanto riguarda la Serie B, sabato Salerno trasferta in quel di Roma con la Luis Roma, poi domenica le altre partite, Avellino Nardò, Partenope Sant'Antimo Formia e Scauri Pozzuoli. Ultima parte dedicata come sempre alle nostre numerose iniziative, lascio la parola ad Andrea, ve le ricorda in toto. Innanzitutto iniziamo con il nostro profilo Instagram, chiocciolina Pianeta Basket TV, inoltre il canale YouTube dove oltre a trovare integralmente le puntate di Chiacchiere da Basket troverete focus, interviste, presentazioni Sì, ricordo e per esempio la bella commenti. intervista che abbiamo fatto nel settore femminile anche a Mabel Bocchi, Sì, nel stella. weekend esattamente, impegnata nel raduno napoletano della nazionale over 55 femminile. E le nostre pagine Facebook dove troverete link e focus per quanto riguarda le numerose novità e per quanto riguarda i recuperi e le situazioni per questi weekend un po' Sì, noi vi problematici. terremo informati, al di là di questa trasmissione, sia io che Andrea, insomma, con opportuni servizi, vi terremo informati su quella che sarà l'evoluzione della situazione per quanto riguarda i campionati di Serie A e di Serie A2 Ovest, che potrebbero, ripeto, subire degli spostamenti, degli slittamenti,
e delle praticamente dei divieti a disputare le partite. Quindi vi informeremo durante la settimana. Per ora vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito. Seguite sempre naturalmente Pianeta Basket TV e le nostre numerose trasmissioni. Noi ci vediamo lunedì prossimo Sì. e vi invitiamo a supportarci, a seguirci anche per questa settimana, lo state facendo in tante, noi vi ringraziamo di ciò. Sì, abbiamo raggiunto quasi 5.000 Eh visualizzazioni, hai sì, visto? quindi Quindi tra le nostre varie parentesi, il numero totale è questo e noi siamo ben lieti e siamo orgogliosi del prodotto che stiamo offrendo. assolutamente, buona serata a tutti, buon proseguimento e buon basket a tutti, ce n'è bisogno in questo momento, Assolutamente. soprattutto per un'Italia che vive sicuramente un momento poco felice, che speriamo sia superato, anzi sicuramente ci auspichiamo sia superato nel più breve tempo possibile. Ciao! Buonasera.